E salve a tutti, gente, qua Cinghia che parla qui con un episodio di CibiRobo Let's Go Photo. Iniziamo sempre dal solito posto, sì, lo so. E nella scorsa puntata abbiamo fatto cose, dico cose perché non ricordo esattamente. In questa puntata però, diciamo puntata speciale, anche se è piuttosto pigra come puntata, facciamo le sagome che non possiamo fare, diciamo. Con le sagome che sono costretto a prendere da internet, anche perché ho scoperto che nonostante l'icona del mattarello l'abbia presa come si chiama? Dai premi dei francobolli, sono costretto a ricomprarlo di nuovo. Yay. Scatta. Per avere le prossimi timbri, quello che è. Allora. Sì, giusto, poi dobbiamo anche comprarlo. Abbiamo inizio questi due. Uno è un cavolo di sushi, l'altro un mattarello. Strano che non abbia un mattarello in casa, lo so, ma così è. Ora, per quanto riguarda il sushi. Sì, non ne ho trovato proprio uno decente con la figura esatta. Il sushi che più si avvicina tra quelli che ho trovato si chiama sushi burrito. Già. E guarda, facciamo anche così. Sì, ora però. No, ma lo troverò. Luminosità al massimo. Ecco. Bueno, già meglio. Ma questa almeno non devo preoccuparmi della luminosità. Ok, forse un pochettino sì. Ci metterà mezz'ora anche per questo. Prego, sii gentile. Ok. Tiè. Me lo prendo. Hai raggiunto il 7% che vuoi portare nel passato? Sì. Guarda qua che schifo di foto. Mi sto sbarazzando di quelle che non posso fare decentemente, scusate. Sono triste, però me lo prendo. Tanto è solo l'immagine davanti. Ottimo lavoro, Cibirobo. Ti apro il portale di casa. Tanto siccome i lati sono fatti dal gioco, non sembra neanche poi così male. Ehi, perché ogni tanto ci metti mezz'ora per entrare? Davantaggio. Ma piantala! Bene. E vedo, secondo me i nostri flop appaiono quando il gioco pensa che lo stiate prendendo da internet ste foto. Vabbè, io devo ricomprarla, perfetto. Vai al catalogo sagome. Poi la riprenderò. Intanto abbiamo un'altra roba per il momento. Abbiamo questo coso. Racchetta ping pong. Questo è abbastanza evidente, però sarà comunque un incubo trovarlo. Continuo. Insomma, questo qua letteralmente non avrò mai cose per prenderlo. E sì, penso che finché c'è scritto nuovo sul mattarello non sono costretto a comprarlo. Sì, ti odio, anche perché non ho abbastanza. Ora gioco, accetta e basta ciò che ti do. Se riprendo da internet c'è un motivo. Vabbè, almeno così scopriremo che cavolo fanno quei pezzi di puzzle, spero. Bueno. Questo dovrebbe andare bene. Dai, su, ci sta. 98%, cavoli. Hai raggiunto almeno il 60% del passato? Sì, vado nel passato, tranquillo, Tel. Per favore, non trasformarmi in uno star flop. Bueno.
Ottimo lavoro, Cipiroboa. Ora ti apro portale di casa. Prego. Si vede palesemente dalla foto che bisogna un cellulare, quindi forse l'ha capito il gioco, però. Dai. Ok, grazie. Cipiroboa, bentornato. Ah, un nuovo nostro Gigillo. È venuto molto bene in realtà questo. Questo perché ogni faccia è uguale, va bene. Ah, questo qua è l'ultimo che dobbiamo mettere? No, ce ne vogliono due. Questo qua probabilmente è il migliore che verrà qui con questo catalogo. Questi qua sono tutti oggetti non ispiranti. E più belli se li sono tolti già dalla prima. Amen. Prossimo, il mattarello. Sì, non ce l'ho in casa, lo so, è strano. Il problema è che col mattarello è pieno di dimensioni diverse nei mattarelli, quindi ne ho preparati due di foto, poi vediamo. Vediamo se uno vale l'altro. No, proprio anche per questo motivo il gioco dovrebbe essere un po' più cauto con me. Guarda, le maniglie non coincidono affatto. L'altro è solo più lungo, quindi col cavolo che coincide. Mi devo accontentare di questo. Va bene, guarda. Ma. Perché? Gioco, che cosa hai nella testa? Ah, giusto, mi ha spiegato le cose del 100%. Torna nel passato. Perché questo è un 100%? L'unica altra 100% che ho avuto è con un calo di rotolo di carta igienica. Guarda quanto hai fatto male. Perché 100% per sto schifo? Vabbè, questo qui è letteralmente un mattarello con sotto su dipinto un mattarello. Almeno così facciamo un catalogo. Di per sé voglio solo vedere cosa succede andando avanti con la storia. Cipirobo, è bentornato. Ah, è un nuovo nostro gingillo. Bene, un 100%. Tiè, se davvero ti piace. Meno male che ho tenuto il posto libero per il più schifoso. Perché sì, in questo catalogo direi che tra i più schifosi. Nessuno di questi è orrendamente brutto, però si capisce. Ottimo lavoro, Cipirobo. Con i nostri gil appena messi in esposizione, abbiamo raggiunto un totale di 20 reperti. E di conseguenza, il signor direttore ha aperto un'altra sala mostre. Il contatore di visitatori è a quota 7575 visitatori. Non so perché avevo difficoltà a leggere quello, ma forse è quello che indicherà la fine del gioco, arrivare a 1000. Anzi, a 10.000. Continuiamo così, stiamo andando alla grande. Cipirobo, capo. Il nostro museo sta per apparire in diretta TV. La troupe televisiva è già pronta in sala mostre. Presto, vai a incontrare il signor direttore. Quindi è questo quello che devo fare? Bene. Ah, ok, fa in automatico. Benvenuti, perché questa è la sala per forza. Benvenuti, telespettatori. Ah. Il programma sembra un po' diverso dal solito. Avete già finito di pranzare? Non ricordo questa presentatrice. La telecamera è sempre stata lì?
nella puntata di oggi abbiamo in serbo una grande sorpresa per voi. Una grande sorpresa? Non credevo di dover stare fermo qui. Non entro nell'inquadratura? Che la festa abbia inizio! Affrontiamo i tempi più scottanti in modo divertente. Qui è telespazzacultura. Cosa? Telespazza... spazza... che? E oggi siamo in un museo di nostalgingilli. Con noi c'è il direttore del museo. La nostra società vede i nostri gingilli in maniera... cioè... benvenuti al museo. Sono il... direttore. Negli ultimi 2 anni... Ok. Questi oggetti tanto divertenti sono i famosi nostri gingilli? Non sono un amore? Hai azzeccato la zona giusta. Tutti colorati, tanto carini. Sembrano... dei dolcetti. Dolcetti? Oh, a proposito, signor direttore. Se i gingilli fossero dei dolcetti, che dolci sarebbero? Se fossero cosa? I dolci hanno... hanno subito grandi cambiamenti nell'ultimo decennio. Qual era la domanda? Dicevo, negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a eventi sensazionali. Gli esperti di trasformazione ci sono stati di grande aiuto con i dolci. Un tiramisù? Che paragone delizioso! O magari un museo al cioccolato. Posso permettermi di suggerire cornetti alla crema? No, forse è molto azzeccato. Bene. Telespazzatura vota per... un tiramisù! Fantastico! Ti chiamate telespazzacultura, ma ok. Stando agli studi psicologia di nostalgingilli, il tiramisù stimola un esordio... ops! Il tempo a nostra disposizione è finito, per oggi è tutto. Tutto qui? Ma prima di lasciarci è il momento dello spazza quiz di questa settimana. Ci dica, signor direttore, qual è la sua torta preferita? La mia torta preferita... beh, un ingegnere nella Circus of... voglio dire, nella Circus of... oh! Sembra deliziosa! Me la sta ascoltando o no? Bene, cari telespettatori, ci vediamo domani! Per un'altra puntata scoppiettante! Ciao ciao, telespazzacultura, alla prossima! Telespazza... che? Interessante. Bentornato! Il signor direttore sembrava molto nervoso. Per caso il programma era un po' diverso dal solito? Il signor direttore sembrava molto deluso dopo essere tornato dalla sala mostre. Perché non vai di là a consolarlo? Perché farmi ritornare qui direttamente? O forse è qua? Ok. Va bene, Telly, spero che sia anche nell'ultima sala mostre, così non posso neanche vedere se ci sono timbri. È la 4, giusto? La 5 è quella vuota.
Sì, è questo. È stato un vero e proprio disastro. Telespazzacultura. Esiste davvero questo programma? Devo aver capito male. Il direttore di Telesupercultura non ci avrebbe dato tutta quella confidenza al telefono. Sono apparso in un programma di scarsissima credibilità. Oh. Ma perché non facevano che parlare di torte? Proprio non capisco. Ovviamente neanche io capisco tutta questa storia della televisione. Perché questi programmi? Perché questo punto così? Cibino, scusa. Ti sto solo creando problemi. Siamo qui per... Vedo il timbro da qui. Da non credere. L'ho chiamato il nuovo timbro, si chiama Franco Bollo, dannazione. È Franco ed è un bollo. E lui è lì chi... Ma poverino! E guardalo lì. Oggi useremo la forza di un macchinario. Ma in passato facevano tutto a mano. Questo oggetto ne è la prova. Il risultato varia a seconda della forza applicata. Sì, intanto ti ho visto prima. Da qua. Hai trovato un francobollo? Stavo per dire, anche se sembra averlo fatto subito adesso, che questa puntata non sta lagando affatto. Incredibile. Tu, che sei la cosa venuta meglio, anche se tecnicamente al gioco no, con un oggetto apparentemente così insignificante. Le persone giocavano attorno a un tavolo per ore. Che sport stravagante. No. Mi ha dato un francobollo per quello che aveva detto 100% quando non lo è. E questo che è venuto bene e non mi ha dato 100% niente. Capisco. Tu stare lì tutto il tempo a piangere? Capisco, anche quello. Vuoi andare in un'altra area? Sì. Dobbiamo fare almeno un minigioco per comprare un'altra cosa. Altre aree, anzi è una stanza addirittura. Comunque sì, l'ho detto e adesso è iniziato a laggare. Ovviamente. Finché lagga uno schermo inferiore, chi se ne frega di quello. Bentornato. Benissimo. Ho visto che tra le missioni disponibili, tra l'altro ci saranno nuove missioni, questo è vero. Ma tra le missioni disponibili che ho visto prima c'era anche la missione del cavolo di leone di pietra, che sembrano le uniche decenti. E non c'è più. Allena la giustizia, combatti la malvagità. Si fiuta il pericolo 2. Ok, ci sono 9 cose tecnicamente. Beh, una missione vecchia e una missione nuova, direi. Accetta in casa. Cibirobo, sono io. Voglio testare sicura la tua pericolo. Bla 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 bla. Sì, l'abbiamo già letto. Si chiama 2, ma chi se ne frega. Sì, perché se non sbaglio, per vincere lo scorso che abbiamo fatto, nonostante andava a caso, ne abbiamo vinti 2 su 3 e ne bastava 1 per passarlo. Salve! Lascia che ti spieghi le regole del prossimo test. Roulette! Sì, di nuovo quello. Schiaccia le scatole. Però si chiama 2 per un motivo, immagino. Ci saranno 2 bombe. Oppure meno scatole. Le tue capacità mi hanno davvero colpito. Sono forse geloso? Sì, tremendamente. Per questo ti darò la possibilità di mettere allo scoperto i tuoi punti deboli. Ecco la nuova regola. Come già sai, una di queste scatole contiene una bomba. Ma almeno questa volta credi di essere in grado di continuare a schiacciare le scatole senza esplodere la bomba? Non comprendo. La bomba esplode a priori. Che cambia? Cosa cambia? Fai un tentativo per accomodare
Riuscirai a battere il robo record precedenti a schiacciare 8 scatole di fila? Vorrei che tu riuscissi a schiacciarne almeno 3 di seguito. Cominciamo. Modalità missione, zona esplosiva. Massima. Pronti, partenza, via. Ma comunque a caso, non ci posso fare un corno. Eccezionale. Via. Ah, si resetta ogni volta. Va a caso, se riesco a farne tre file va bene. Va a caso. Grazie robot demente. Teste scatole schiacciante. Stop. Ti è piaciuto il test? Sto cavolo. Almeno ne ho fatto una. Hai tenuto... è qualcosa? Farne una? Combo di uno. Punti cuore uno. Sì, grazie. Sto robot davvero lo odio. Probabilmente il personaggio che odio di più in tutta la serie. Fai solo missioni a random di cane. Ah. Sì, sì. Non importa, capo. Ma vaffanculo, Telly. Vabbè, altra missione, che dire. Gibirabo, bentornato. Avrò un... non star flop da cercare, poi. Mettere in carico. Facciamo loro. Era un'altra missione abbastanza recente. Accetta incarico. Anche se praticamente è già fatta questa missione. Non spingete piccoli, piano, piano. Ah, Gibirobo tesoro, sono così felice che tu sia qui. Un po' di pace finalmente. Volevo dire, i Gibidot vogliono giocare di nuovo con te. Vuoi essere il loro compagno di giochi? Da questa parte... sono loro. Giochiamo a nascondino con noi. Gibirobo, cosa giochiamo oggi? Gibidot a nascondino... due Gibidot nascosti, un Gibidot... Faccio due perché ti dà uno di più se vinci. C'ero riuscita la prima, vediamo se ci riesco anche adesso. Vuoi che ti spieghi di nuovo le regole? No, siete in due che vi nascondete. Iniziamo. Livello 1, eccoci. Ok. Allora dove siamo nascosti? Ok, ok, ok. Uno è questo. Complimenti, mi hai trovato. E io dove sono? Dovrebbe essere l'ultimo. Se non sbaglio la pera non era neanche una volta nella scorsa volta. Sì, ha senso comunque. Complimenti, hai trovato anche me. Una seconda partita, livello 2, via. Entrambi dalla pera, mi sa. Cioè, non dalla pera, dalla melanzana. Complimenti, mi hai trovato. E dove sono? Oh oh. Posso farlo di nuovo? Ok, ok, va bene. Io mi ricordavo che anche l'altra volta erano entrambi nella melanzana. E mi ricordavo che se premevo una volta scomparivano entrambi. Quindi, boh, ecco perché mi sono confuso. Complimenti, hai trovato anche me. Adesso loro sono gli unici a non avere un farfallino. Sì. È palesemente più difficile. Ok, ok. Mi sembra un pera, ne sono sicuro. Complimenti, mi hai trovato. Ora potrei essermelo perso, ma credo sia nella melanzana. Complimenti, mi hai trovato anche me. Wow, hai superato il livello 3. Quando sarò grande, voglio diventare proprio come te.
Anch'io, anch'io. Wow, Cipirapo, sei troppo forte, voglio giocare di nuovo con te. Sei, sei, datemi la grana. La maestra Marina stava chiacchierando. Non ci sono molti uomini sul mercato, ha detto. Come se stesse parlando di scarpe. E dai, bella mia. Bla bla bla, eccetera. E lì che comprano i mariti al mercato? Diccelo, signore. Più o meno. Piccoli, tornate subito allo scuolabus. Oh, è già ora di tornare a casa? Torna presto a giocare con noi, Cipirobo. Grazie mille, Cipirobo, caro. Sembra che i Cipitot si stiano proprio divertendo. Ti chiedo ancora di giocare con loro. Pantera. Tutte e tre. E un bel malloppo. Ok, questa missione dovrei farla più spesso. C'è sempre la possibilità di sbagliarla, però. Vediamo quanti punti di cuore adesso. Bella, bella. È la prima volta che andiamo oltre al 100. Ben fatto, capo. Adesso ormai non dovrebbe essere difficile. Compriamo con le ultime tessere, così possiamo capire quali saranno le prossime. Ci vediamo bene. Tornato. Sti cavoli, però, il fatto che debba andare a comprare per forza di nuovo il mattarello. Che odio. Categoria segome. E anche se oh. Ma devo comunque farlo, però. Devo comunque comprarti. Son of. Compra. Devo comunque farlo. E l'altro che ricomprerò è il sushi. Non è obbligatorio ricomprarlo, però. Non avrò abbastanza per gli altri, ma almeno vediamo cosa ci sarà, spero. Non vorrei aver rotto il gioco adesso che ho fatto 100% di qualcosa che non ho neanche comprato. Forse questa è la specialità delle tessere normali che però prendi dai francobolli. Il fatto di avere una buona possibilità di fare 100% anche quando fa schifo, vabbè. Bene, fatti, ci bravo. Hai stampato tutte le nuove sagome. Adesso il catalogo delle sagome ha una nuova pagina. Sono curioso, andiamo a vedere. Non posso comprare attualmente un corno, ma ok. Oh, era già qua. Questa mi sembra tipo una scatola, però tipo musica. O quasi una scatola del Nintendo DS, però ok. O del Nintendo 3DS, ha più senso. Era sul 3DS, sono scemo. Ok, ok, 3DS sì. Questo sembra un altro sushi. Può essere. E questi cosi che cosa dovrebbero essere? Sono scatole. Non c'è un corno che mi dica cosa sia. Questo forse è un portatile. Questi dovrò sperimentare per forza. Questo cosa può essere? Può essere qualsiasi cosa, è un rettangolo. Ah boh. Direi di provare a riscattare la foto a quel dannato sushi che ha fallito. Mattarella col cavolo che lo rifaccio. Adesso uscire il cavolo. Accettalo, ti prego. Hai raggiunto almeno il 70% di precisione. Vuoi tornare nel passato? Torna nel passato. Vai. Dammi sto sushi adesso. Ottimo lavoro, Cipirobo, ti apro il portale di casa. Sì, fallo.
Cibi dopo, bentornato. Ah, un nuovo stringillo. Nuova categoria. Ma sì, allora i bordi personalizzati del gioco hanno aiutato a rendere il sushi decente, perché di per sé l'interno è un sushi, quindi mettiamolo al secondo posto. Ci sarà di peggio probabilmente che qui fotograferò. Voglio dannate foto che posso... dannate sagome che posso fare effettivamente qualcosa di bello. E quella del 3DS è probabilmente una di quelle in cui posso fare qualcosa. Hai finito di usare il tema? Sì, sì. Bueno. Hai qualcosa da dire, Telly? No. Ok. Allora, che dire? Abbiamo fatto una puntata senza alcuna esplorazione? Va bene. Vabbè, allora, qui da Giga è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio. Se è piaciuto, lasciate un like. E che dire? Arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.